Sindaco, appena riaperta questa villa comunale, luci d'artista, facciamo concorrenza a Salerno? Intanto riaperta la pineta, come lei giustamente dice, perché noi l'abbiamo rimessa in sicurezza. Oggi abbiamo questa condizione certa e abbiamo voluto predisporre per Natale un addobbo particolare. Certo, non è che abbiamo la pretesa di fare concorrenza a Salerno, ma penso che sia il primo tassello di una iniziativa e di un modo di organizzare anche le festività natalizie che noi vogliamo curare con particolare attenzione, perché sono momenti in cui il sentimento religioso della festività si sposa con un momento di aggregazione importante e anche di valorizzazione delle cose belle di Afragola. Questa pineta è la pineta più bella del circondario e quindi tenerla così addobbata, valorizzata, diventa un'occasione di attrazione anche per le persone del di fuori di Afragola. Allora, la villa comunale è sicuramente il fulcro di queste iniziative che partono oggi e si prolungano fino al 20, una serie di iniziative che coinvolgeranno anche Piazza Plebiscito, Viale Sant'Antonio. Sì, abbiamo questa iniziativa, abbiamo i mercatini, abbiamo Dicembre in Musica con i concerti nelle chiese che ripetiamo ancora una volta con la nostra rassegna. Viale Sant'Antonio, che lei citava prima, sarà oggetto di un intervento di riqualificazione urbana che in parte già è partito per la Piazza Belvedere e che subito dopo Natale sarà costruito anche su Viale Sant'Antonio, e faremo di Viale Sant'Antonio il salotto della città. Sarà un momento di riqualificazione urbana importante che abbiamo voluto e abbiamo seguito con attenzione proprio perché non potesse deludere gli afragolesi. Venerdì ci sarà anche la notte bianca, no? La prima notte bianca afragolese. Venerdì ci sarà anche questa iniziativa che è stata messa in campo di concerto con le associazioni dei commercianti su Corso Enrico De Nicola, su Corso Garibaldi. Ci saranno spettacoli, iniziative, intrattenimento che partirà dalle 6 del pomeriggio fino a mezzanotte. Sarà la prima occasione per sperimentare anche qui ad Afragola questo modulo della Notte Bianca e sicuramente sarà un ulteriore tassello che andrà ad arricchire questa offerta per le festività natalizie che noi abbiamo voluto riservare alla città. Presidente del Consiglio, l'avvocato Nicola Perrino, e il vice sindaco, l'avvocato Giovanni Giglio. Allora,
si riapre questa villa comunale, tra l'altro partono i mercatini di Natale e luci d'artista. Vogliamo fare concorrenza alla città di Salerno? Allora, noi non vogliamo fare concorrenza a nessuno, però per noi questo è il primo anno che cerchiamo di, prima di tutto che la Pineta si riapre dopo un po' di tempo per colpa non nostra, perché avevamo avuto dei seri problemi per quanto riguarda gli alberi, però non mettendoci in concorrenza, però diciamo vogliamo iniziare una stagione nuova con un'illuminazione bellissima in questa villa comunale, sperando di iniziare un percorso che si protrae anche per gli anni successivi. Presidente, un programma di eventi dal 16 al 20 molto ricco per Afragola. Sì, intanto io voglio dire una cosa importantissima. Finalmente la Pineta è stata rimessa in sicurezza. C'era un problema di sicurezza perché vi erano alcuni alberi che praticamente potevano cadere e quindi avevamo la necessità di doverla chiudere appunto per metterla in sicurezza. Una grande manifestazione voluta da questa amministrazione, voluta soprattutto anche da Area Popolare e dall'assessore di Area Popolare, l'avvocato Nunzia Porroni, alla quale dobbiamo comunque fare i nostri complimenti. Ricordiamo che l'assessore era con le deleghe agli eventi. Agli eventi, perché ovviamente in questa Pineta non solo si respira l'aria di festa, ma si vede che c'è sicuramente il tocco di una donna. E credo che sia uno scenario bellissimo. Io penso che l'ultima volta che ho visto una Pineta, dei giardini così a festa, forse effettivamente li ho visti a Salerno e quindi mi ricordano un pochino quella città. Peccato che qui manca il mare.